Ciao a tutti, con il supporto tecnico di Sony e patrocinio della vita di un montatore video, vi do il benvenuto al secondo episodio di Recensioni a modo mio. Non ci saranno video tutorial o approfondite analisi tecniche. Dopo un breve cappello introduttivo tipo questo, mostrerò il reale impiego sul campo dell'attrezzatura presa in esame, dando soprattutto spazio alla visione del filmmaker indipendente. Vedremo all'opera camere Sony, ottiche Cine, ottiche fotografiche di nuova e vecchia generazione, vintage per intenderci, luci, mix vari tra anamorfica e anamorfico reale, adattatori di vario genere, attrezzatura bizzarra, trucchi, filtri, microfoni e chi più ne ha più ne metta. Perché solo camere Sony? Per varie ragioni credo che Sony oggi riesca più di altri ad abbracciare l'utenza più varia grazie a prodotti trasversali di grande qualità, affidabili e facili da utilizzare. Apro una parentesi per chi è interessato a notizie sul fronte audio, mi rivolgo anche e soprattutto ai fonici professionisti e non solo ai filmmaker. Al momento sto utilizzando l'eccellente microfono lavalier omnidirezionale di Sony ECM77BMP con supporto dedicato prodotto da Bubble B. Oggi, grazie al preziosissimo aiuto di mia figlia Marta, parleremo di adattatori anamorfici posteriori, nello specifico il Rare Anamorphic di Laowa 1.33x, utilizzato in combinazione con l'immancabile Sony Alpha 1, le mie meravigliose Vespi di Vizio Film, nello specifico 25mm, 40mm e 75mm, e il filtro Black Satin 3 di Tiffen, che preferisco di gran lunga ai vari Black Promised. Il Laowa è un adattatore anamorfico differente dai soliti front. È nato per lavorare in combinazione con lo zoom Cine Uhm di Laowa, ma può essere adattato anche ad altre lenti con attacco PL, non tutte però. Ed è perfetto in combinazione con sensore Super 35 e per i formati 17 noni e 16 noni. Per adattarlo alle mie Vespid, oltre all'aggiunta di alcuni scimmie in dotazione, ho smontato l'adattatore e apportato qualche modifica alle impostazioni di fabbrica, necessarie nel mio caso per avere perfettamente a fuoco anche l'infinito. Un adattatore anamorfico posteriore non presenta i classici flare orizzontali, tipici degli adattatori frontali, così come il bokeh ovale, ma è più compatto e comodo da utilizzare rispetto ad un adattatore frontale e dona alle immagini un sapore vintage grazie anche ad un certo tipo di flare tipico di alcune lenti Cine di qualche anno fa. Gli adattatori anamorfici posteriori hanno anche un altro grande vantaggio, ovvero, in generale, la possibilità di mantenere inalterate le caratteristiche delle lenti alle quali vengono abbinate. Ma guardiamoci le immagini che ho girato. Thank you.
Bene, spero che il video vi sia piaciuto e prima di salutarci vi ricordo che dopo la pubblicazione di ogni episodio, che avverrà con cadenza mensile, risponderò a tutte le vostre domande qui e su tutte le altre piattaforme che utilizzerò, invitandovi quando possibile a provare sempre l'attrezzatura che vorreste acquistare. Vi ringrazio e alla prossima!